questo quello che io chiamo trasformazione della coscienza, e la ottieni solo accedendo al campo unificato. Allo stesso tempo vedo persone che hanno ottenuto un certo successo, persone che hanno lavorato, che vivono una vita piuttosto regolare, a volte anche ordinaria, persone che hanno fatto tutto quello che credevano li avrebbe portati al successo. Persone che hanno studiato, magari si sono laureate, si sono comunque impegnate in tutto quello che hanno realizzato, facendo quello che gli era stato detto li avrebbe portati a vivere la vita migliore possibile per loro. E nello stesso tempo non sono soddisfatti del tipo di vita che conducono in questo momento. Gli manca qualcosa che altre persone hanno e loro no. E provano un certo grado di soddisfazione perché non sanno come fare per avere quello che gli è stato promesso. Si sentono di meritare, credono che per avere di più debbono cambiare qualche cosa, però non sanno ancora che cosa. Ciò che l'esperienza mi ha portato alla luce, e ne ho le prove, è che trasformare la propria coscienza significa essere più uguali a se stessi e iniziare a percepire se stessi e il mondo esattamente come quando sei già organizzato, come quando sei già organizzata, naturalmente, in modo da ottenere quello che desideri quando sei al tuo meglio. Mi sono sempre chiesto, ma qual è la differenza tra le persone che ottengono ciò che vogliono e le persone che non ci riescono? Non sto parlando di avere più soldi, un lavoro migliore, una casa più grande, sto parlando di avere una relazione che funziona, di amicizie che ti riempiono la vita, di insomma tutto quello che ti fa sentire vivo, che ti fa sentire viva. Perché per alcuni il mondo sembra così complicato al punto che hanno difficoltà a conquistare ciò che meritano? Mentre per altri, invece, è apparentemente semplice raggiungere il successo, soprattutto nello stile di vita che conducono e vivono esattamente la vita che desiderano, senza nessun compromesso. E mentre fanno questo, ottengono esattamente ciò che desiderano, suscitando magari l'invidia e la gelosia degli altri. Ora, il mio compito sarà quello di integrare nella vita di tutti i giorni le informazioni accumulate fino ad oggi, di raccontarti un nuovo modo di vivere, un nuovo stile di vita, attraverso conoscenze sviluppate sia come individuo sia a livello di collettività. Ciò da un punto di vista che è quello spirituale. La sensazione che sta cambiando qualcosa l'avverto anche quando ascolto i notiziari in TV. Tra disastri ambientali e nuove evoluzioni ricche di progresso, sono anche attento alla corruzione dilagante esistente a ogni livello, tuttavia sono sempre di più le persone che non ne vogliono essere coinvolte e lo sentono lontano dal loro modo di essere. Sono molte persone che vorrebbero poter tornare a uno stile di vita caratterizzato dalla integrità, che rappresenta la base del vivere spirituale. Questa è la grande promessa che io ti posso fare. Anche se di fronte a te hai tanti grandi sfide, l'urgenza di risvegliare e trasformare la coscienza ti farà vivere in modo più consapevole la tua vita che si manifesterà nelle tue azioni. Io ti sarò vicino in questo cammino. Ancora una volta sarà una strada verso la creazione, l'unicità della tua essenza. Lo puoi già sentire dentro di te mentre mi ascolti, anche se hai la tendenza a opporti a queste cose. Sintonizzati su di esse e utilizzale bene. Onora la tua integrità e smettila di manipolare gli altri. Persuadili, se vuoi, in modo etico, per aiutarli a migliorare la loro vita. In questo modo puoi superare nuove sfide che ti si presentano. Vivere al servizio degli altri è un modo di creare una forma di alta coscienza, al fine ottenere ciò, quello che vuoi ottenere. La vita che ti meriti di vivere proviene dal tuo progresso spirituale. Nell'accedere al campo unificato trasmetti carisma. Senza il potere personale che cosa potrai mai comprendere? Io credo che oggi chi si occupa di ricerca spirituale non possa fare altro che diventare il custode del fuoco.
è forte il bisogno di cambiamento e di trasformazione. Sono certo che è il fuoco a sospingere la mia anima da ricercatore spirituale e metterla al servizio di coloro che amano il bisogno di trasformazione, sia per quelle persone che si interessano per la prima volta di spiritualità e anche per coloro che hanno già una discreta esperienza di questi argomenti. Anche se vivo in un mondo caotico, questo non mi impedisce di dedicarmi alla trasformazione interiore. Nel mio caso specifico voglio portare il fuoco della ricerca, il fuoco della trasformazione, il fuoco della conoscenza all'interno della mia vita quotidiana. Voglio trattare nel blog Il Custode del Fuoco argomenti utili alla trasformazione della persona. Questi argomenti sono i fondamenti della meditazione, della trance sciamanica, dello yoga, della guarigione, della conoscenza dei chakra, delle dinamiche, delle leggi della vita. Per fare degli esempi, secondo modalità insolite, scientifiche ma in senso esoterico, fornendo una chiave di trasformazione efficace che si basa sulla conoscenza dell'esistenza di un campo unificato, di una energia sottile. Tutto questo da un punto di vista estremamente pratico. Ritengo che questo tempo di fuoco tu debba essere responsabile della tua propria vita, mettendo la tua propria vita al servizio degli altri, altrimenti il tuo messaggio positivo è come se non esistesse. Io mi sono spaccato la testa su questo ed ora te lo mostro su un piatto d'argento. Ancora di più, tu uscirai da questo blog Il Custode del Fuoco con la tua vita in mano, con il tuo stile personale, cucito su misura in base a quello che tu sei, con le tue inclinazioni personali, con i tuoi talenti naturali, che sono diversi dai miei. Se ancora hai dei dubbi, ti riferisco cosa accade dopo aver avuto accesso al campo unificato. Se ti esponi per un certo tempo, con specifica continuità, alle idee di questo blog, Il Custode del Fuoco, quando inizi a portare queste idee per un tempo abbastanza lungo nella tua vita, per te diventerà naturale percepire il mondo e te stesso e decidere di agire in modo speciale, come quando sei al meglio. Se inizi ad essere sottoposto a stimoli continui e a piccole sollecitazioni in questa direzione, che ti mantiene allineato, che ti mantiene allineata al campo unificato, puoi permetterti di essere al meglio in tutte le tue giornate e in qualsiasi situazione ti trovi ad affrontare, come quando incontri nuove persone importanti per te, come quando decidi di cambiare lavoro, quando vivi e fai qualcosa, qualsiasi cosa. Comprendo che per te è un atteggiamento non convenzionale. Allo stesso tempo, il blog, Il Custode del Fuoco, è proprio questo, materiale inedito e vitale. Le risorse che ci trovi sono una sollecitazione continua ma decisa, che ti permetterà di riconfigurarti ogni giorno nella posizione in cui sei al tuo meglio. E giorno dopo giorno ti permetterà di essere insieme ad un gruppo di persone che ottengono nella propria vita quel tipo di piena realizzazione che forse ancora non hai e che ti separa dal campo unificato dove è scritta la tua vita. Questi contenuti che trovi nel blog ti permettono di cambiare l'angolazione dalla quale percepisci e fai ogni cosa ed iniziare a generare risultati diversi nella tua vita. I contenuti che trovi sono il risultato della mia esperienza diretta. Una delle idee più importanti che trovi nel blog, Il Custode del Fuoco, è l'importanza di appartenere a un gruppo esclusivo. Una cerchia di persone con gli stessi tuoi interessi, con le quali condividi gran parte della tua esperienza. Loro apprendono, sperimentano e rendono concreto quello che fanno. Sono persone come te, anch'io sono una persona come te, che voglio condividere esperienze e soluzioni
ai problemi che ho incontrato. È stimolante per me condividere e scambiare tante emozioni che hanno portato tanto significato nella mia vita e reso presente nel mio potenziale a livello materiale tutto quello di cui ho bisogno per vivere bene. E lo faccio avendo accesso a una dimensione spirituale, avendo accesso ad un campo unificato che trasforma la mia esperienza in una esperienza ricca di soddisfazioni economiche, relazionali ed emotive. Ho imparato a trasformare i miei limiti del passato, sono riuscito ad acquisire più potere in un contesto sociale e allo stesso tempo essere apprezzato come persona. Ho imparato che il mio successo non dipende dalle mie capacità, dall'abilità o da quello che faccio, ma dal modo diverso di guardare il mondo attorno a me e di vedere cose che altri letteralmente non vedono. Bene, a questo punto sono soddisfatto di averti lasciato numerosi spunti di riflessione. A te non rimane che fare due scelte possibili. La prima è che naturalmente non ti interessa affatto tutto ciò che ci siamo detti e lascerai questo blog senza che io ti faccia alcuna domanda, non guastando in questo modo la nostra amicizia e mantenendo una relazione tra adulti. Ok, la seconda scelta, ed è ciò che mi rende felice, ti interessa molto quello che ci siamo detti e quello che avrò da dirti, e allora ti invito a seguirmi costantemente nel blog Il Custode del Fuoco. Ora, fai la cosa giusta, lascia il tuo nome e la tua email nel box qui a fianco in alto sulla destra e clicca su iscrivimi, riceverai periodicamente una newsletter in modo da essere sempre aggiornato, da essere sempre aggiornata sui numerosi articoli che ho deciso di regalarti. Bene, un abbraccio e a presto da Angelo Mangiapane, ciao!